Icardi, protagonista di questo match, quasi protagonista atteso perché ci avevi abituato ad essere decisivo quando chiamato in causa e oggi lo sei stato. Come l'hai vista questa partita? Come è stato questo gol per te? Ma è stato sicuramente un gol importante, anche perché sono tornato a giocare, mi è stata data insomma, questa la possibilità dal mister, quindi ho voluto prendere l'occasione al balzo e cercare di fare una buona prestazione. Sono contentissimo di aver fatto gol, perché insomma, mi dà un po' di fiducia, un po' di morale dopo quello che è stato, dopo quello che è successo. Quindi insomma, mi prendo questo piccolo giorno come di felicità, insomma, e basta. Beh, peraltro con un grandissimo gol, un sinistro a giro, ripercorrilo un po' perché è stato l'unico lampo sicuramente del primo tempo almeno. Sì, no, niente, è successo che Laurini era sulla fascia, io mi sono staccato per farmi dare la palla, ero al limite dell'area, l'ho spostata con un tocco e poi l'ho messa a giro sul secondo. Cambia per te qualcosa questo gol? In questa vittoria è scontato quasi chiedertelo. Ma sì, io sono contento che il Parma riesca ad andare, insomma, avanti in Coppa Italia e di aver contribuito, aver dato una mano appunto al Parma di andare avanti sia per i miei compagni che l'allenatore. E a me dà soprattutto morale e fiducia per il futuro, ecco. Quante possibilità ci sono che Sigardi rientri in lista dopo stasera? Quello lì lo dovete chiedere alla società, soprattutto a Fagiana e Pizzarotti. Io, per me, essere stato messo fuori lista è stato un fulmine a ciel sereno, quindi non lo so, dovete chiederlo a loro. Loro sapranno loro quello che devono fare. Io cerco di farlo vedere quando mi viene data la possibilità e durante gli allenamenti cerco di essere sempre un professionista in tutti i modi. Ha detto non sarà difficile comunicargli che domani partirà da titolare perché lo conosco da tanto tempo, non è una scelta mia, è un professionista, però sono stati giorni difficili, immagino per te. Ma intendi quelli. Ah, sì, no, questi qua sono stati molto duri, insomma, vedere i miei compagni allenarsi tutti i giorni. Sì, è vero, mi alleno con loro, però non potergli dare una mano poi la domenica, quello lì è la cosa peggiore che possa capitare quando sei in un gruppo, ecco. E, no, il mister quando mi ha comunicato che avrei giocato, assolutamente, io ero entusiasta, contento e pronto appunto per dare una mano alla squadra e lo ringrazio anche perché mi dà la possibilità di allenarmi con i miei compagni. Pizzarotti, qualcuno dei due è venuto a parlarti prima, dopo, adesso? No, io dal momento in cui mi hanno detto che ero fuori lista nessuno mi ha più detto niente. Il bacio mandato verso la tribuna sapeva di liberazione. A chi dedichiamo questa rete, questo ritorno al gol? Beh, dedicata sicuramente a mia moglie, che era in tribuna, a mio figlio, che sanno quello che insomma sto un po' passando, quindi loro sono un po' il mio supporto in questo momento, quindi sicuramente grazie a loro riesco a essere anche abbastanza sereno fuori. Ora quale sarà il tuo futuro? Ah, non lo so, io ho ancora 2 anni e mezzo contratto col Parma, quindi la palla passa poi al Parma, quindi non lo so. Se dovesse arrivare tipo qualche richiesta, no, dal mercato di gennaio, la valuteresti indipendentemente dalla categoria, perché Sigardi ha ancora tanto da dare. Sì, no, ma io sicuramente ho voglia di giocare, perché come l'ho dimostrato anche oggi, insomma, non voglio essere un giocatore che viene messo dimenticato in fuori lista, magari anche senza motivo. Quindi vediamo un po' cosa succede. La mia speranza è sempre quello che magari può succedere di essere rimesso in lista, però vediamo un po' quello che succede a gennaio.